Prima di consegnare il premio vorrei omaggiare il professore De Gunzio della statuetta del Lentini e del libro di Don Roberto. Modesto ringraziamento per la presenza. Ovviamente anche all'altro Mario bisogna darsi solo un Mario. Bisogna anche per grazie per il tuo intervento questa sera. Allora, come dicevo all'inizio e anche nell'omelia, ma che è anche il motivo principale intorno al quale è nato questa festa, è che vogliamo premiare due persone che durante l'anno hanno un po' fatto rivivere il Lentini. La prima persona è colei che attraverso scritti, pubblicazioni, eccetera, ha fatto conoscere il Lentini al di fuori di Lauria, per cui abbiamo pensato quest'anno di dare il premio a Don Roberto attraverso questo libro che è stato pubblicato in Calabria, è stato presentato a Catanzara, un gruppo di laurioti siamo andati lì a Catanzara per la presentazione, poi la recensione è stata fatta anche su Famiglia Cristiana, quindi a livello nazionale, e una parte del libro è stato pubblicato anche recentemente dalla Pontificia Università Lateranense, e quindi lo vogliamo ringraziare per questo lavoro di divulgazione che egli ha fatto attraverso questi studi suoi e quindi la pubblicazione. Il premio del Lentini è simbolico, per cui è la riproduzione della statua nostra del Lentini, in modo che ti rimanga a casa non solo come un soprammobile, ma io ti auguro come un modello da imitare. Sei un giovane sacerdote, io sono un padre per te, e quindi posso dire che hai bisogno di questa figura bella, semplice, ma anche innamorata veramente di Dio. Lui usava questa frase, il gusto di Dio, e lui veramente provava gusto quando si trovava con Dio, era talmente preso da Dio che si dimenticava di essere sulla terra, per cui parecchi di Lauria, quando lo vedevano celebrare la messa, si rendevano conto che si alzava dal pavimento di circa un palmo. Ecco, era preso completamente da Dio. Io ti auguro di incominciare ad assaggiare la bellezza di Dio. Facciamo la motivazione del premio. Al sacerdote Don Roberto Corapi, parroco di Stalitti, che ha dedicato al beato Domenico Lentini la sua tesi di dottorato, pubblicando poi il testo Domenico Lentini, evangelizzatore del Sud Italia, recensito più volte in ambito nazionale, per aver contribuito con la sua opera a diffondere la conoscenza della figura, della vita e dell'opera del nostro beato. Secondo premio invece riguarda un'opera di carità svolta da una persona della nostra cittadina. Il Lentini è famoso soprattutto per le opere di carità.
Noi diciamo sempre che i santi sono vivi e che quindi non si estinguono, non finiscono con il loro tempo, ma continuano nella storia, per cui i santi sono il prolungamento o la visibilità di Dio sulla terra. E naturalmente anche il Lentini continua a vivere in mezzo a noi ogni qualvolta una persona compie un gesto di carità, di amore. E a Lauria, come in tanti paesi, come in tutto il mondo, si compiono tanti gesti di amore. Anche questi gesti di amore vanno messi in evidenza, perché non esiste solo il mare. Insieme al mare c'è tanto bene. E Gesù dice che il bene deve essere messo in alto perché si veda anche e faccia luce e quindi possa illuminare anche gli altri. Quest'anno con la commissione della Caritas parrocchiale abbiamo voluto scegliere una persona che vive in mezzo a noi, che fa parte di questo popolo, la quale con tanto affetto ha curato e si è preso cura con veramente amore dei 3 nipoti rimasti orfani di padre e di madre nello spazio di pochi mesi, la signora Maria Nicodemo. Ma il motivo vero per cui ecco la signora Nicodemo accompagnata da Luciano, uno dei nipoti, il motivo vero per cui l'abbiamo voluta premiare in questo anno particolare dedicato alla famiglia, che lei non solo si è presa cura dei nipoti, ma ha voluto che i nipoti restassero nella loro casa, per cui lei ha lasciato la sua casa e ha occupato il posto della figlia e del figlio, del genero, in modo da sostituire in tutto il padre e la madre dei ragazzi nella loro casa. E questo per sottolineare l'importanza della casa, l'importanza dei genitori, l'importanza della famiglia per la crescita dei figli. Io la ringrazio a nome di tutta la comunità e auguro a lei di avere tanta forza, tanta serenità e soprattutto tanta fede, perché in questo momento di dolore forte non si è scoraggiata, ma sempre col rosario in mano è andata avanti e con l'aiuto della Vergine Santissima ha fatto diventare grandi i nipoti. Grazie. Facciamo anche qui la motivazione. A nonna Maria Nicodemo, che ha saputo superare il dolore per i gravi lutti familiari e il peso degli anni per tornare ad essere innanzitutto mamma, lasciando perfino la sua casa per assistere i nipoti nella loro crescita fisica, culturale e spirituale, guidandoli sulla via della fede e dando un profondo esempio umano e cristiano a tutta la nostra comunità. E Luciano, che è il nipote più grande, che ormai è diventato maggiorenne, approfitto della sua presenza per dire che fra 15 giorni sarà con me a Madrid per la giornata mondiale della gioventù. Insieme ad altri 53 giovani partiremo il 16 agosto e quindi vivremo questa esperienza eccezionale insieme a 3 milioni di giovani nel grande aeroporto di Madrid. E Luciano
vuole ringraziare personalmente perché ormai è adulto. A partire da quel maggio 28 del 2003 la nostra vita è cambiata irreversibilmente e ancor di più quando il 4 agosto del 2008 il Signore ha voluto che anche mamma con papà stesse al suo fianco. Inutile dire che sono stati 3 anni duri per me e per la mia famiglia. Le difficoltà per andare avanti sono state molte, ma noi, grazie alla nostra buona volontà, all'aiuto costante e profondo di Dio e alla presenza spirituale dei nostri angeli, stiamo proseguendo il nostro cammino. La loro mancanza si sente ancora e si sentirà per sempre. Al contrario, però, la città di Lauria ci ha fatto sentire il suo calore e la sua presenza. Ci ha sostenuti, ci ha dato la forza, ci ha fatto capire di poter contare su persone aperte e disponibili. Ci ha accolto come suoi figli. La parola grazie è breve, tanto piccola per descrivere il sostegno che ci avete dato, troppo poco per sdebitarci. Eppure in questa occasione voglio soltanto dirvi, anche a nome di mio fratello e di mia sorella, dei miei zii e dei miei nonni, grazie del vostro supporto, grazie della vostra forza, grazie della vostra vicinanza e grazie di ogni vostro sorriso. E so per certo che anche mamma e papà da lassù, se soltanto potessero parlare, ringrazierebbero. Per il modo in cui avete trattato i loro tesori. Grazie. Grazie. Il silenzio che c'è stato in piazza è stata la dimostrazione di una grandissima attenzione verso queste storie e questa storia in particolare. Don Vincenzo, davvero grazie a nome di tutti per quello che state facendo per Lauria, per la parrocchia, ma per tutto il territorio. Grazie Don Vincenzo. Bene. Allora, questa parte della serata finisce qui, ora chiaramente si potrà condividere, come dicevamo prima, i percorsi culturali che sono stati allestiti al quartiere Cafaro. Noi vi diamo l'appuntamento a domani sera sarà una serata più leggera all'insegna dello stare bene insieme. Io prima di dare nuovamente spazio ai cori della parrocchia di San Nicola, salutare i gentili ospiti, salutare Monsignor Cantisani che è andato via un pochettino di tempo fa, vorrei appunto salutare Don Roberto, il professor De Gunzo, Don Vincenzo non lo salutiamo perché è il padrone di casa, quindi mi sembrerebbe così un po' strano salutarlo, e chiaramente un saluto affettuoso al professor Istituto. Grazie e ci vedremo qui domani sera a partire dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata. Buonasera e grazie per l'attenzione. Spazio al coro con l'inno al Lentini. Yeah.
faccia adesso.